Bella ragazzi, bentornati qui su un nuovo... Bella ragazzi, bentornati qui sul canale... Cazzo sto a dire? Avevo da dire due paroline. Sentite qua. Sentite qua. Bella ragazzi, sono Xenic e bentornati qui su un nuovo video sul canale che non è nuovo, è vecchio, però è un canale comunque. Non so cosa dire, non so più fare un intro. Yeah! Comunque, come avete letto dal titolo qui sotto, oggi, siccome sono una persona molto informata sulle novità che ci sono adesso su YouTube, vi farò 10 cose che non sapete di me. E non so, sinceramente non so com'è l'andazzo su YouTube, non so che video stanno a fare cazzi vari, però siccome vi ho detto nello scorso video che a me, boom, mi è presa voglia di parlare e di rompere per cazzo con i miei discorsi, ho deciso di fare sta cosa qua. Allora, io inizierò ovviamente, cioè sono 10 cose, inizio dalla prima che è quella, diciamo, cioè è tipo tutta un'escalation fino dalla prima all'ultima, dove l'ultima sarà una delle, diciamo, le cose più imbarazzanti che mi sia mai successa in vita mia. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video, commentate qui sotto magari con qualcosa che è capitato a voi di imbarazzante, oppure una cosa che comunque non lo so, una cosa che è particolare. Allora, la prima cosa, appunto, delle 10 cose che non sapete di me, è una cosa semplice che in molti sanno, ma magari non tutti, perché alcuni me lo continuano a chiedere, ovvero sono polacco. Sì, mi chiamo Mateusz Pellegrini, madre polacca, padre italiano. Sono nato in Polonia il 14 gennaio del 94 e mi sono trasferito a Roma all'età di un anno, cioè sono stato un anno in Polonia, ho vissuto un anno in Polonia, ad tempo che mia madre comunque venisse qua a fare tutti i cazzi suoi per vivere, cioè appunto cittadinanza e cazzi vari, e poi mi sono trasferito qua, quindi nel senso sì, sono nato là, però sono cresciuto qua. Ovviamente parlo il polacco perché ogni estate da piccolo andavo lì e mia madre mi ha comunque insegnato sempre il polacco perché riteneva fosse giusto, e la ringrazio di questo perché sono in grado di parlare bene due lingue, così il polacco e l'italiano. E passiamo alla seconda cosa, che è sempre un po' soft, diciamo, per partire tranquilli, ovvero i miei hobby. Allora, i miei hobby, quelli diciamo fondamentali, sono la pesca. Strano ma vero, a me piace molto andare a pesca, veramente è una cosa che mi rilassa tanto e che mi diverte allo stesso tempo. Un altro dei miei hobby è il cinema, i film, le serie TV, cioè io sono un po' fissato, ne ho visti un botto. Infatti, sapete, mi raccomando, qualche film da consigliarmi, magari scrivete qua sotto il vostro film preferito, così almeno vedrò anche un po' i gusti che avete, e se c'è qualcosa che non ho visto e che mi ispira dalla trama, lo vedrò sicuramente e ringrazierò personalmente l'autore del commento. Quindi sì, mi piacciono un sacco i film, un sacco le serie TV. Diciamo che film preferiti non è che, cioè, ne ho molti, non ne ho uno in particolare, cioè parto da, che ne so, Trainspotting, finito Bad Boys 1 e 2, i filmoni che proprio vanno visti, tipo American History X, Donnie Darko, i vari film di Tarantino, American Gangster, il padre, vabbè, ci stanno un botto di film che, vabbè, regà, ne parleremo in un altro video perché è un argomento talmente vasto che potrei starci le ore a parlare veramente. Comunque non scordatevi di commentare qui sotto col vostro film preferito, perché non so più che cazzo guardare, cioè fondamentalmente è quello, quindi... cioè mi dareste una gran mano veramente, quindi commentate qui sotto, mi raccomando. La terza cosa che non sapete di me sono i miei piatti preferiti, il mio cibo preferito. Allora, i miei piatti preferiti sono appunto i ravioli 4 formaggi, che sono buoni in culo, mi piacciono un botto, è una vita che non li mangio, infatti sto rosicando perché io purtroppo a me piace cucinare, però io determinate cose non riesco a fare, non mi vengono con me, gli vengono magari a mia madre, quindi per quanto riguarda lasagne, parmigiane, tutte queste cose qua devo chiedere a mia madre, ogni volta mi fa aspettare una vita per mangiare quello che a me piace. Quindi appunto i ravioli, vabbè, il kebab, la pizza, il sushi, sì, se può mettere pure il sushi. E mi piace un sacco il messicano, pure se non lo mangio spesso, ma il messicano veramente, bello, proprio, mamma mia, mi fa sentire un piacere interno allucinante. Basta, pare tipo una cosa porno adesso, basta. Passiamo alla quarta cosa, che sono le mie città preferite, o meglio, le città dove mi piacerebbe andare a vivere. Allora, più che una città, questa diciamo che è proprio una nazione, che è l'Alaska. Io vorrei tanto andare a vivere in Alaska, andare lì in mezzo alla natura, comunque a vivere magari appunto di pesca, perché là vivono un sacco di pesca, a cercare appunto cioè proprio sta in diretto contatto con la natura, perché è una cosa che a me piace, una cosa che comunque sogno di fare prima o poi, magari trasferirmi in Alaska a passare la vecchiaia.
oppure un posto anche che mi piacerebbe molto è l'Irlanda. L'Irlanda, pure l'Irlanda, non ci sono mai stato purtroppo, come non sono mai stato in Alaska purtroppo, però so culture che mi piacciono e che andrei volentieri sia a visitare a livello della vacanza, sia proprio a trasferirmi lì e a vivere il resto della mia vita lì. Ovviamente mi auguro che tutto questo possa accadere, grazie a qualsiasi cosa, che può essere grazie a YouTube, al lavoro, all'università. Comunque spero vivamente di riuscire a realizzare questo mio sogno e sì, come spero che voi riusciate a realizzare i vostri. La quinta cosa che non sapete di me è la mia passione per gli animali, che non sono veramente molto, diciamo, come si dice, non è una passione che hanno tutti, diciamo, perché io non ne ho purtroppo, perché ora vi spiego che animali sono. Purtroppo non ne ho perché uno sono appunto le tarantole, i ragni e tutto quanto, e c'ho mia madre che è aracnofobica. Oppure amo i serpenti e c'ho e comunque mia madre non gli fanno schifo pure i serpenti, quindi non posso farmi nessuno dei due. Però so animali che, cioè, belli, cioè io li trovo oggettivamente bellissimi. Ci stanno delle specie di tarantole e di serpenti che veramente c'hanno, cioè so delle cose fantastiche, cioè so proprio piacere all'occhio. E poi perché so belli studiarli, è bello vedere come mangiano, so belli in tutto e per tutto. Poi ovviamente vabbè, i cani, i gatti, i gatti fanno schifo, tutti dislike, ma perché i gatti mi fanno schifo, lo so, che c'è, mi stanno proprio sul cazzo. Pappagalli sono carucci, sì, criceti, tutte queste cose qua, ovviamente pure queste mi piacciono. Però serpenti e tarantole, so, scolopendri anche, cioè c'ho dei gusti abbastanza strani per quanto riguarda questo. Però tipo un sociopatico, non so perché sto a parlare così veloce, però boh, mi piace parlare la macchinetta. Sesta cosa che non sapete di me è quando ho dato il primo bacio. Allora, il primo bacio in realtà è stato ingenuo, infantile e a tre. Fantastico. Non sapevo manco che stavo a fare, avevo 10 anni, stavo con due amiche e sì, è successo che vabbè, si sa come se a 10 anni comincia a scoprire determinate cose, tutto quanto, e niente, mi sono baciato queste due amiche contemporaneamente, è stato abbastanza ambiguo e basta, non ne parliamo più perché è imbarazzante come argomento. La settima cosa che non sapete di me è appunto la prima volta che ho bevuto o fumato, se parla di sigarette e di, vabbè, bevuto, cioè alcolici ovviamente. Vi sconsiglio, cioè ovviamente avete una vostra testa, potete ragionare con il vostro cervello, mi raccomando non fate stronzate, perché ovvio che magari, che ne so, a 14 anni una birretta te la vuoi fare, puoi provare, io puoi pure chiedere ai genitori e cavolari, magari comunque te la fanno assaggiare. Non fumate perché a me mi ha rovinato, ho preso il vizio, perché appunto so... più di 10 anni che fumo, 11 anni più o meno, sì, 23 anni, inizio da 12, è una cosa che comunque è difficilissima levarsi, ci vuole una tantissima forza di volontà che io non ho in questo momento, perché purtroppo a me piace fumare e ormai, cioè, se qualcuno mi leva il fumo io, cioè, cambio veramente umore, mi erode il culo, è brutto, quindi mi raccomando, se potete, cioè se proprio potete resistere, non fumate mai, perché fa male pure alla salute, cioè oltre al fatto che vi rovina il portafoglio e il mood, se tante volte state senza sigarette, vi rovina pure la salute. Io sono asmatico, sono doppiamente coglione, mi raccomando non fumate mai, e se proprio volete provare aspettate una maggiore età, perché comunque si è ancora in fase di sviluppo all'età che ho iniziato io, cioè a 12 anni, sono stato veramente irresponsabile, però cioè, stai con amici, le prime stronzate se fanno, tra l'altro ho iniziato pure in Polonia, quindi, e non lo fate perché fa male, non lo fate veramente. È un consiglio che vedo col cuore spassionato, pure se potete dire voi che dice corno dall'asino, perché pure io fumo, però cioè col senno di voi, magari con un minimo di esperienza vissuta, ve lo posso garantire, non fumate, perché tanto sti cazzi, trovate un passatempo. Ogni volta che c'è voglia di fumare una sigaretta e mangiate una Coledor, ci avrete il diabete a 70 anni, ma almeno non morirete di cancro a 40. L'ottava cosa che non sapete di me, che si ricollega appunto alle prime volte che ho bevuto o fumato, che comunque a 12 anni ho bevuto birra, fumato sigarette, è il mio alcolico preferito in assoluto è il whisky, e proprio quello che amo più di tutti è il Jameson e i cocktail. Il cocktail non ne bevo molti, non mi va, cioè non mi piace troppo mischiare i superalcolici, ma cioè preferisco bere liscio, e al massimo posso farmi un whisky e coca, appunto qualcosa che riguarda il whisky, magari faccio, che ne so, un Black Velvet, Guinness e whisky, Peroni e whisky, ultimamente l'ho riscoperto. Se siete maggiorenni provatelo, perché è buono fragile, ragazzi. Peroni e whisky. La nona cosa, qua comincia a diventare gravy, la nona cosa che non sapete di me, in un video neanche parlato Frax una volta, stavamo a ballare insieme, eravamo io, Frax, Dread, Omeatol e altri, mi pare, non me li ricordo tutti sinceramente, e ora capirete il perché ho bevuto come un mongoloide, perché veramente
ho bevuto come uno stupido, cioè ho rischiato. Tanto luce solare che entra dalla finestra. Eravamo al blackout quando ancora stava sulla casellina, adesso hanno messo la mina. Questo comunque è un'informazione che a voi non interessa, ma sti cazzi la dico comunque. E stavamo tutti insieme, stavamo a tagliare qua e là, stavamo a ballare sul palco, quello dietro al DJ, figo, io madafaka, io fomentata bestia. Sento il conato di vomito, non sono riuscito a trattenerlo, mi giro, sbratto addosso al DJ. È stata una situazione abbastanza imbarazzante, perché butta fuori, mi ha preso per il colletto, faceva freddo, era inverno, io stavo a maniche corte perché sentivo caldo là dentro, mi ha preso per il colletto, mi ha buttato fuori dal locale e io avevo il giubbotto con dentro tutto quanto, tutta la mia vita, telefono, iPod, chiave di casa, portafoglio, soldi, documenti, carte, c'avevo tutto, regà, c'avevo tutto dentro al cazzo di giubbotto che stava appoggiato su un divanetto dietro al palco, quindi nel senso qualsiasi persona poteva passare, piallo e andassene. Sono riuscito a rientrare, non so come, regà, veramente io non mi reggevo in piedi, non so perché mi hanno fatto rientrare, ma avvicino al giubbotto mi rivede il butta fuori, PM porta via, l'altra volta, al che... E io ho detto, sai che c'è, vaffanculo, torno a casa. Mi sono messo a camminare a piedi alle 4 di notte sulla casilina, ubriaco fradicio, cioè avevo solo le cuffiette e le ho messe senza essere attaccate all'iPod. Cioè io avevo messo le cuffiette ma in realtà non c'era un iPod che riproduceva musica. Frax, grand'uomo, io lo amo, mi è venuto a salvare la vita perché è uscito, non mi trovava più, ha preso la macchina, è andato sulla casilina che mi conosce e mi ha trovato che camminavo barcollando in mezzo alla strada, proprio in mezzo alle corsie. Mi ha preso, mi ha caricato, siamo tornati indietro, ha preso il giubbotto, mi ha portato a casa con Dread, mi sono messo a aprire le chiavi del cancello, cioè mi sono messo a aprire il cancello di casa con le cuffiette. Sono stato tipo un quarto d'ora mentre lui si taglia, loro si tagliavano in macchina, lui e Dread, che io aprivo sto cazzo di cancello con le cuffiette e in realtà il cancello era anche aperto, io l'ho scavalcato e le chiavi non le trovavo. E vabbè, è stata una serata, cioè tra il vomito addosso al DJ e tutto, è stata una serata che vorrei dimenticare. Spero che mi facciano rientrare al blackout adesso che mi hanno trasferito, perché se no vabbè, io penso di essere tipo bandito da quel locale. Vabbè, possiamo chiuderla qui, ne sono sputtanata abbastanza. La decima e ultima cosa che non sapete di me è alquanto imbarazzante, infatti ero abbastanza indeciso se dirvelo o no, però dai, se famo due risate, tanto ormai mi sono sputtanato, quindi sti cazzi. È che ci ho avuto una ragazza io per un bel po' di tempo e capitava spesso in quel periodo magari che io stessi a casa da solo perché mamma non c'è stata, papà non c'è stava, quindi niente, tra ragazzo e ragazza si fanno determinate cose. C'ho il brutto vizio di non chiudere a chiavi la porta e quindi nel momento clou di tutto il pim pam pam fichi fichi entra mia madre e mi trova a chiappe all'aria steso sulla mia ragazza, cioè proprio in modo molto furbo sul divano nel salone di ingresso che proprio sta di fronte alla porta di casa, ok? E stava proprio di, cioè nel senso, uno entrava e la prima cosa che vedeva era il divano e noi abbiamo ben deciso di fare il nostro fichi fichi lì senza chiudere cioè la chiave, ma che cazzo, senza chiudere la porta a chiave. E niente, è stato penso il momento più imbarazzante della mia vita. Io volevo correre in quelle condizioni, quindi nudo sul balcone, e lanciarmi di sotto dal quarto piano cantando I Believe I Can Fly. Non l'ho fatto, infatti sono ancora qui e sono arrivato fin qui per raccontarvelo, perché è stata una cosa che stanno in pochi e che speravo rimanesse per pochi, però alla fine ora che ci ripenso mi fa taglia pure a me, perché è una scena troppo bella. Vabbè raga, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, come ho detto, commentate con il vostro film preferito e magari una delle cose più imbarazzanti che la gente non sa di voi. Siamo una famiglia, quindi potete condividere tutto con me e con Darryl. Arriverà un video anche con lui, proveremo a essere un pochettino più attivi magari. Adesso ho sfruttato anche il fatto che io ho preso la Reflex e ce l'ho qua da tipo 3-4 giorni, quindi ho detto vabbè, facciamo un altro video, parliamo di cose di cui non ho mai parlato, ora che ho l'opportunità di farlo. E niente, mi ha fatto molto piacere, mi raccomando, lasciate like, commentate, non condividete il video perché ci stanno cose abbastanza imbarazzanti, non voglio che le sappia tutto il mondo. Da Mateusz aka Xenic è tutto, un bacio.